Ok, 1, 2, 3, audio prova, funziona, ci si vede. Forse questo magari. Non Ciao so come Axel! funziona l'audio se non senti il te stesso. Vabbè, l'audio no, però, linea di massima. Diciamo che funziona tutto. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, esattamente a un anno di distanza, torniamo a fare il vlog sulla neve! C'è l'Alessia, la Laura e Fede che è qua dietro di me, che come al solito si nasconde. Detto questo, via con la sigla! Allora, mentre andiamo su, vi faccio un po' di recap. Dove stiamo andando? Perfetto! Più che altro, oggi faremo una prova molto molto interessante. Oggi proviamo a filmare totalmente con DJI. Al momento stiamo filmando con la nuova DJI Action 2, che ho preso per il Black Friday, che è tutta magnetica, ha un sacco di accessori magnetici, quindi mi piace un sacchissimo. Dopodiché, quando siamo su alla rocca, ho il DJI Osmo Pocket 1, che è quello che abbiamo usato poi quest'estate per le riprese stabilizzate, per le varie esplorazioni Urbex. E poi, se ci va fatta di lusso e ci riusciamo, non sarebbe male usare anche il Mavic Mini, cioè il drone. Quindi, diciamo, una giornata totalmente DJI. Ok, passiamo ora al DJI Osmo Pocket di prima generazione. Siamo finalmente arrivati a Sestola e mentre venivamo su eravamo totalmente in nuvola, mentre adesso appena abbiamo svallicato per arrivare a Sestola c'è un sole della Madonna e soprattutto adesso ve lo vado a far vedere perché riusciamo a fotografarlo. Praticamente c'è un letto di nuvole fantastico. Adesso abbiamo fatto qua una mini tappa a Sestola perché andiamo a vedere la rocca che è qua sopra e è nota, nel senso, sul mio canale ci siamo già venuti un sacco di volte, però insomma è comunque sempre bellino vederla anche in diverse stagioni. Adesso andiamo a vedere il letto di nuvole. Voilà. Ok, siamo in salita verso la rocca. Credo di non avermi mai fatto vedere questo percorso. È il terzo, che è quello poi asfaltato. Vantaggi: meno ripido, carino perché è mezzo al bosco e appunto è asfaltato, quindi non ti infanghi fino alle mutande. Però, diciamo, il trekking, quello che parte giù dalla strada, quello che abbiamo fatto anche con la macchina RC, secondo me merita molto di più. Mi piace sempre un sacco venire su per di qua. Sarà che ci vengo da quando sono piccolo, ma ha le sue buone motivazioni, secondo me.
Adesso andiamo al belvedere. Ok, adesso passiamo a vedere la parte che ormai tipo sono 5 anni col canale YouTube, 5 anni che è in ristrutturazione, della caserme, prigioni, tutto il resto. Non so se si può effettivamente entrare, ti direi di sì, però è tutto molto abbandonato, quindi facciamo magari un giretto veloce. Vabbè, già che ci siamo, una bella esplorazione urbex ci sta sempre bene, no? Urbex, mi è venuto un certo languorino. Ma tu non hai fame? Sì. Quando sì. Si vede che sono sforzati, che gli ho chiesto di farlo? Tantissimo. Comunque qua siamo sotto le mura. Io. Eh? Ho risposto solo io. Grazie Lau. Vabbè, nel mentre che fanno le fotografie improvvisate. Hai ragione, tu sei il mio fotografo personale, quindi devo stare solo zitto e ringraziare. Allora, abbiamo mangiato, adesso torniamo giù alla macchina, ci facciamo un change di vestiti, che finalmente quest'anno rispetto all'anno scorso, io perché ho questa dote di fare le riprese contro luce? Sono impedito, scusate, adesso cambio mano e filmiamo in modo decente. Dicevamo, rispetto all'anno scorso finalmente abbiamo una tuta da sci che sia decente, quindi magari non mi infrangio troppo, ci cambiamo e poi andiamo su al Cimone. Meglio, per essere più precisi, abbiamo visto che a Passo del Lupo, che è la base... Ok, siamo ritornati in macchina, adesso si va sul Monte Cimone, torniamo a usare l'Osmo Action 2. Ok, siamo arrivati a Passo del Lupo, sto vloggando per la prima volta con l'Osmo Action 2. No, queste cose non le possiamo filmare. Però c'è cioè, un botto di neve, è tutto super ghiacciato. Guarda, non lo fa. E vediamo un po' l'audio e soprattutto la stabilizzazione, perché dovrebbe avere una stabilizzazione della Madonna anche a camminare. Ma vediamo un attimo com'è, perché è totalmente in digitale. Raga, sono tutto blu. È appagante come cosa, mi sento estremamente appagato. Comunque adesso andiamo là sopra probabilmente. Mi hai bloccato il collo, Fede, che te le tue palle di neve. Mi sto scivolando. Andiamo lassù che è tutto ghiacciato, non ci facciamo male. Pronti? Prima scivolata dell'anno. Io ho letteralmente un materassino sgonfio. Pronti? 3, 2, 1, via! Farci male bene. 3, 2, 1, via!
capito! No, la figa! Pessimo, perché c'è la sbarra di ferro. Ce lo stavo per prendere in faccia, va bene. Dobbiamo andare di là, non di là. Allora, stanno usando la scusante per farmi andare avanti. Allora, vogliamo andare io, lei e Fede. Vogliamo. L'abbiamo obbligata, ma a dettagli. Esatto, la scena più o meno è questa. Federico, non voglio che nessuno mi travolga, quindi sto in fondo. Laura, io voglio stare in mezzo. Vengo da me, tu? Posso andare io vado davanti, cosa vi devo dire? Ma posso andare davanti io che non sono mai andata? Sì. No. Tanto non devi guidare. Fa tutto da solo, guida automatica. Guida lui. Faccio il pilota automatico. Ok. Vai. Facciamo la discesina quella più breve però, Vicino vicino. Allora, allora aspetta, devo stare i piedi, giusto? Devi, sì, alzare okay. I piedi, non le mani, le mani tieni qua, prendile. Mi stavi toccando le cosce. Oh, che bello. Pronti? No. Siamo tutti? Io non sono pronta, psicologicamente. Però siamo vivi. Laura, cosa dici della tua prima scivolata? Io spero si sia visto dal video che il grand'angolo sia stato abbastanza largo. Perché io e la Laura ci siamo alzati, vedi che in fondo si è preso un materasso in faccia col primo. Mi è arrivato per la in faccia, gli è arrivata. Questo penso sia il momento più alto di tutto il video, ve lo dico. Il momento più alto della mia vita, però.